Oh, buongiorno, le due in cammino in kayak. Mentre Giulia si mette i calzari, faccio vedere dove siamo. Non è il posto più bello e scenografico, però è un posto molto, cioè, per noi è significativo, perché qui lì passa il cammino di San Jacopo e là in fondo passa il cammino dei Navicelli. E quella circolare è al termine della pista ciclopedonale dei Navicelli, dove abbiamo fatto anche un video. Adesso noi metteremo in acqua qui il kayak X100. Faremo questo tratto, ci inoltreremo nel canale Navicelli, poi andremo a prendere la Fossa Chiara e ci andremo a vedere alla scoperta dei trabocchi, se tutto va bene. Il kayak è qui e adesso si monta. Noi siamo al mare, ma non siamo solo in vacanza. Camminiamo per voi e quindi iscrivetevi al canale. Dai, che è anche gratuito. Il kayak è pronto, vedete il carrellino, sacca stagna legati con le cinghie, dietro la sacca del kayak, i sedili, le bottigliette. Oh no, ci siamo dimenticati di mettere le derive, dovremmo sgonfiare tutto. No, queste sono le derive nuove, si possono infilare anche a kayak gonfio, infatti lo facciamo ora con calma. E poi lo mettiamo in acqua. Ok, di là c'è il mare, ma oggi non andiamo al mare. Oggi ci nutriamo nell'entroterra livornese. Puntiamo tutto a sinistra al canale dei Navicelli, che dà il nome al famoso cammino che abbiamo già percorso e trovate sul nostro canale, lasceremo il link in descrizione. E ora mi metto a pagare anch'io, se no Giulia si lamenta. Questa è la piattaforma di cemento che segna il termine della pista ciclabile dei Navicelli. Adesso noi entriamo nel canale dei Navicelli, vero e proprio, che è un canale navigabile che arriva fino a Pisa, alla Darsena di Pisa. Poi stai sulla destra una volta dentro nel canale, Giulia, perché poi più avanti prenderemo la Fossa Chiara. Ricordiamo che siamo a Livorno, per cui se vedete pennuti, 9 volte su 10 sono gabbiani. Non ci sono gli aironi, le anatre che piacciono tanto a Giulia. Noi qui siamo passati a piedi, proprio lì. Qui se vi guardate, magari se trovo gli spezzoni, monto assieme gli spezzoni a piedi con gli spezzoni in kayak per fare un raffronto. Ora noi passeremo sotto il ponte e ci infileremo nella Fossa Chiara. La Fossa Chiara. Adesso noi la percorreremo magari fino a Stagno, dove c'è il cimitero di Stagno, poi torniamo indietro. Vado a ridere. Qui sono trabocchi, alcuni sono in stato perfetto e altri, come vedete, tipo questo. Questo è un po' all'abbandono, diciamo. Quella zattera sedia, riprendo qua. Ma quando la rete è alzata serve per catturare pesci volanti? Chiedo a un amico che non si intende di pesca. E là in mezzo penso ci sia una zattera, un pontile mobile che viene usato per spostarsi da un lato all'altro del canale. Vediamo, devo andarci contro perché. Boh, a sinistra, dai. Se no che sono alla fine di quel motoscafino lì, guarda. Anche questo diciamo che è abbandonato, penso. Guardate i sostegni. Se non si fa manutenzione regolare, qua marciscono, per cui poi il trabocco perde la sua staticità, si incurva e crolla. Sì. Qui le zatterine per portarsi da una parte all'altra del canale. Giulio, si sta andando contro però. Volevo andare a vedere la zatterina da molto vicino. Anche questo non è messo malissimo, però il pontile qui è
È venuto giù. La rete c'è ancora, guardate. E qui c'è il famoso passaggio sotto il ponte della ferrovia. Forse quello è uno di quelli messi meglio perché ha anche i vetri, ha una barchetta sulla tettoia. Diciamo che una buona metà è in stato di abbandono e sono stati vandalizzati. Poi non so quanto si peschi in questa fossa, cosa si peschi soprattutto. Pedritti, qui sei tranquillo, non c'è nessuno, sono solo noi, i rati, vuol dire la fauna locale. Tanti uccellini. Eccola là, è azzurro, hai ragione, c'è un uccellino azzurro, verde azzurro, continua a passare da una parte all'altra del canale. Ci sta stalkerando? Anche i relitti, questo sì. Quella è una porta, quella lì. È una porta che sta navigando verso il mare, sta facendo il giro del mondo quella porta lì. C'è anche un canale YouTube, probabilmente anche più iscritti di noi. O iscrivetevi, non fateci superare anche da una porta che sta andando piano piano verso il mare. Ecco qua, queste sono rondini quelle però. Questo quello in cui siamo entrati. Dall'acqua si vede che anche peggio, tutto crollato, un water lì in acqua. Vedete che sta crollando tutto, anche lì in mezzo, ormai è questione di poco, ancora un po' di maltempo, un inverno, due al massimo è andato, e senza manutenzione, insomma, nell'acqua durano poco. E là in fondo ci sono quelli tenuti meglio, hanno il numero, hanno le telecamere, sono sorvegliati, c'è gente che taglia il prato. Allora, c'è una persona sul pontile, vediamo. Sta abbassando adesso la rete, per cui noi dobbiamo passare tutto a destra. Lì dobbiamo passare a destra. Un albero mini per i bambini. Per i piccoli pescatori di domani. Trabocchino. Il trabocchetto, non lo so. Ma questo mi sembra tipo una seconda. È bellissimo. Questa tesserina. Questi qui mi sembrano proprio quelli tenuti proprio meglio. Altri trabocchi un po' conciati, è un po' brutto da vedere. Beh, è romantico però, dai, il suo. Che l'unico romantico sono decadente, i peli. Decadente, dai. Vabbè, ciò coso decadente. Ci stiamo avvicinando verso un altro trabocco. Vediamolo qui. Non si capisce se è venuto bene o male. No, però. Lì è rotto qua sotto. Sì, qui mi sa che. Ma c'è la rete! C'è la barca affondata da regolamentare. Mamma mia! Direi che anche questo. L'unico forse decente è quello dove c'era il signore che si era affacciato. No, aveva anche tutti lì, guarda. Ok, anche qui. Vediamo il toto. Il legno verde. Questo deve essere anche carino. Sembra tenuto bene. Andiamo poi sotto. Okay.
Sì, questo è tenuto decisamente meglio. Sotto c'è un po' di troiaio, però. Però non ha la barca affondata, eh? No, non Sì, ha la barca non è affondata arrivata ancora qui. Mi d'ordinanza. dispiace della barca affondata. Vabbè, dai, c'è anche le seggioline, ma qui c'è proprio level Oddio, pro. il petto là dietro sembra E vabbè, sfondato. dai, non si può avere tutto dalla vita, ma guarda, c'è anche la seppina messa a modino. Sì, questo è carino. Qui non c'è segno di abitazione, però deve essere qualcosa di carino. Qualcuno ci viene a fare le bracciate, Deve fare credo. bracciato, madre che a pescare. Pescare no. Qui è roba caduta per terra. Un'anguria. Un'anguria, vabbè, qualcuno che voleva tenerla al fresco, voglia Ed cosa gli è è sfuggita di volata. mano. Vai, vai! Oh. Cesare! Oh! Proviamo, torniamo indietro. Va bene. Niente, qui volevamo. Niente, ciao Ciao Anguria! Anguria.